È il giorno più sentito per i credenti aretini. Migliaia di persone sono salite in cattedrale per le celebrazioni della Madonna del Conforto, quest'anno arricchite dall'arrivo in città di ben 16 vescovi. Oltre all'indimenticato Cardinal Gualtiero Bassetti, da sottolineare la presenza del Cardinale Lorenzo Baldisseri. Nel gennaio 2012 Papa Benedetto XVI lo aveva nominato segretario della Congregazione per i Vescovi, successivamente segretario del Collegio Cardinalizio. Nel 2013 Papa Francesco lo aveva invece nominato segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Nel febbraio di 3 anni fa, sempre Papa Francesco lo aveva nominato Cardinale di Sant'Anselmo all'Aventino. Dalla cattedrale una preghiera su tutte alla Madonna del Conforto, l'esortazione a liberarci dal flagello del terremoto. Guardando a una figura come quella della Madonna che ci affascina, che ci unisce, che ci mette in comunione, che ci fa pensare alle cose più alte e non quelle tutti i giorni, della quotidianità e anche dei problemi, delle cose. Allora, il fatto che questa tradizione così forte, devozione alla Madonna, poi viene fuori da un evento che tocca, diciamo, il sisma, il terremoto, un evento naturale. Questo credo che dà una caratteristica, perché normalmente io andando per il mondo trovo devozioni che nascono da altri contesti, addirittura perché è stata trovata un'immagine in un fiume come la Vergine di Aparecida in San Paolo. E che poi qualche pescatore l'ha presa, poi l'ha portata a casa e questo è diventato miracoloso. Ah, qui c'è qualcosa di più, vorrei dire, se si può dire, perché la Madonna sa fare quello che vuole, ma qui c'è stato un terremoto così violento e che poi con l'intercessione appunto della Madonna, il popolo che si è radunato e che ha pregato e la Madonna è intervenuta. E insomma, lì ha fermato il terremoto, magari, ecco, preghiamola perché fermi il terremoto ora nel centro d'Italia. Ecco, io credo che la fede veramente muove le montagne. E Gesù l'ha detto e allora dobbiamo anche vedere che nella storia questo accade. Bisogna avere consapevolezza della nostra identità. La Madonna del Conforto è una delle identità forti, sono 5 le identità. Quella martiriale, San Donato, per capirsi, quella monastica, chi saremmo noi senza Camaldoli? E non c'è solo Camaldoli, ora Camaldoli sopravvive perché la più vivace, la più forte sotto il profilo sia spirituale che culturale, ma gli altri ce ne sono stati. 1796, 15 di febbraio, il prodigio della Madonna del Conforto. C'è una lettera del vescovo Marcacci che dice ai vescovi della Toscana, quelli che erano stamattina, i loro predecessori ovviamente, gli dice: il Signore ha fatto un miracolo. Qual è il miracolo? Ha fatto ritornare gli aretini in chiesa. Questo è il miracolo della Madonna del Conforto.